a secret and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Sono Tony Rosanero, detto anche Tony86YT, e sono qui con un altro tutorial molto utile. Ragazzi, prima di incominciare, vi starete chiedendo dove sono andato a finire, oppure che fine abbia fatto. Semplicemente ragazzi, mi sono spostato su Twitch. Se volete andarmi a seguire, se volete vi lascio in descrizione il canale con cui faccio live su GTA Roleplay, oppure se volete giocare con me troverete potete aggiungermi a Tony86YT Official su Fortnite. Oppure su Minecraft, che potremmo andare a giocare nel mio server roleplay, detto fra virgolette un server dove andremo a fare un semi roleplay tra virgolette, dove andremo in avventura e affrontare i dungeon e molto altro. Se volete mi potete tranquillamente iscrivermi pure sul canale Discord, se volete troverete tutte cose in descrizione, mi raccomando. Detto questo ragazzi, cominciamo con questo tutorial. L'ultima volta che ho fatto un tutorial è su come collegare il joystick della PS4 sul computer tramite un programma che si chiama DS4 Windows. Ora, quel programma veniva utilizzato per di più per giocare a Fortnite o qualsiasi altro gioco. In questo caso andremo a collegare il nostro joystick sempre su Steam. Ora, che cosa comporta Steam? Tutti i giochi che sono riferenti al gioco di Steam, praticamente si può utilizzare il joystick della PS4, tra cui Assassin's Creed, Euro Truck Simulator, Valorant e moltissimi altri giochi, e Phasmophobia. Ora, in questo dettaglio andremo sempre a giocare a Fortnite su, come si chiama, sempre tramite Steam. Ora vi starete chiedendo, ma Tony, Epic Games è di un'altra piattaforma, e questo è vero. Qui andremo a fare una cosa del tutto diversa. Andremo a collegare l'account, diciamo, andremo in libreria dove appunto ci sono i miei giochi. Infatti troverete tutte cose qua, e come potete vedere io ho collegato Epic Games Launcher, come potete guardare dallo schermo. Ora, tutto quello che bisogna fare ragazzi è andare a scaricare, per chi non conoscesse Steam, è un programma con cui giochiamo con moltissimi giochi, tra cui Red Dead Online, Euro Truck, Skyrim, Call of Duty, Ark, moltissimi altri giochi che sono nella libreria o nel negozio di Steam. Ora, Epic Games, per quanto è un altro tipo di piattaforma, andremo a collegarlo direttamente al nostro libreria di Steam. Perché faremo questo? Perché ho giocato fino all'altro giorno e curiosando nel web potevo collegare il joystick della PS4 direttamente su Steam, però con usarlo su Epic Games senza bisogno del cavo né niente. Una cosa molto utile per chi è stanco di utilizzare il cavo, o benissimo pure quello della PS5 con il cavo, andremo a reperire soltanto con sempre via Bluetooth. Vi lascio sempre nelle schede il tutorial su come collegarlo direttamente al Bluetooth del nostro dispositivo, del nostro computer. Ora, che dovremmo fare? Andiamo su aggiungi un gioco non di Steam. Ora, una volta fatto questo ragazzi,
dovremmo cercare su Spoglia il programma di Epic Games. Ora, per chi non sa dov'è, dovete fare programmi X86 e Epic Games, dovete andare su Launcher, Engine, Binaris, Win, questo non c'entra niente, quindi Launcher, anzi Portal, Binari, quindi ricordatevi Epic Games, Launcher, Portal, Binaris, Windows 64, Epic Games Launcher. Una volta fatto questo, ragazzi, aggiungete la cosa. Io già l'ho aggiunta, come potete vedere. Questa non c'entra niente perché l'ho aggiunta proprio adesso. Che cosa faremo ora, ragazzi? Andremo ad avviare su Steam. Ricordatevi che vi dovete registrare con Steam. Mettete le email, mettete l'account e tutto il resto e andrete a collegarvi con la libreria. Quindi, una volta fatto questo, metti gioca. Il programma di Steam andrà a rivelare che questo è un gioco e non un programma. Che cosa farà? Lui andrà ad aprire Epic Games, come potete vedere. E come potete vedere mi ha mandato sul negozio di Steam. Che cosa faremo? Avviamo Fortnite. Una volta fatto in esecuzione Fortnite, come potete vedere, cosa faremo? Aspetteremo che carica il gioco. Ovviamente taglierò questa parte, ragazzi, quindi ci rivedremo fra un minuto. Eccoci qua, ragazzi. Ora che andremo a fare, ragazzi? A macchia premiamo il tasto per accendere il joystick. E come potete vedere, il gioco. Un'ultima cosa che dovete fare, ragazzi, è andare su impostazioni, perché lui vi riconosce il joystick come Xbox One. Che dovete fare? Premete su PlayStation 4 e ammaccate triangolo. Semplice fatto, ragazzi. In modo più dettagliato, ho collegato il joystick della PS4 tramite Steam e tramite Epic Games Launcher. Modo più semplice e molto più dettagliato, molto easy come programma. Quindi, ragazzi, spero che questo video tutorial vi sia utile. Detto questo, vi lascio in descrizione sempre il canale Twitch, scusatemi se lo ripeto ancora. E niente, ragazzi, noi ci aggiorniamo a un prossimo video tutorial. Bella, ragazzi!